Navigando nei meandri del lato oscuro del web, mi sono imbattuto in un sito alquanto strano che si chiamava animalfarm.com. La home page presentava semplicemente quattro opzioni: registrazione, accesso, prodotti, live show e contattaci. Incuriosito come un qualsiasi internauta, ho effettuato la registrazione utilizzando un'email temporanea ed una password inventata sul momento. Dopo di ciò sono andato sui prodotti e c'erano due ulteriori categorie: vivo e morto. Con mia enorme sorpresa, era un catalogo di animali di cui vendevano ogni singola parte. Ed ovviamente nello show live c'era lo spettacolo dal vivo, sia dell'uccisione che del taglio in varie parti. Nell'opzione contattaci c'era scritto uno strano messaggio: hai deciso di fornirci prodotti migliori per la nostra clientela di qualità? Contattaci sulla nostra email e avrai la possibilità di partecipare ai nostri live show esclusivi. La curiosità ebbe la meglio e li contattai. Ricevetti risposta dopo nemmeno due ore. Vi porto quanto mi venne detto. Gentile cliente, siamo sempre pronti e disponibili al ritiro di bestie per la nostra grande macelleria. La preghiamo di indicarci una località per il ritiro. Inserì scherzosamente come indirizzo quello della mia migliore amica che abitava circa due ore da me. Ottenni una risposta sempre dopo poche ore. La ringraziamo per il suo aiuto. Ora ci metteremo all'opera per farle avere il miglior servizio possibile. Da quel giorno in poi iniziai a scrivere più frequentemente alla mia migliore amica, ma per i primi tre giorni non accadde nulla. Il quarto giorno, mentre parlavamo in chiamata, mi disse: «Stanno bussando, vado a vedere chi è». Le risposi suggerendole che forse non era l'idea migliore, ma lei si diresse verso la porta e chiese chi fosse. Come risposta ottenne: «Abbiamo un pacco per lei». Appena aprì la porta, dopo pochi secondi chiese: «Dov'è il pacco?». Non sentì alcuna risposta, solo un'urla agghiacciante da parte della mia amica e successivamente una flebile voce che mi diceva: «Hai sentito fin troppo». Chiuse la chiamata ed improvvisamente andai nel panico. Presi tutto il necessario e lo misi in valigia. Prima di lasciare il palazzo, buttai il mio telefono nel cesso per evitare possibili tracciamenti. Affittai una stanza in un motel lungo la strada e dopo essermi calmato, decisi di aprire il PC e collegarmi ad Animal Farm. Sul mio account era arrivato un messaggio privato da parte dello staff, in cui semplicemente mi invitavano ad uno show speciale. Aprii il link e vidi che il live show inquadrava un vecchio fienile e al centro dell'inquadratura c'era la mia migliore amica. Urlai dalla disperazione, maledicendo il mio comportamento infantile e stupido. Le tagliarono le dita dei piedi e le gambe mentre era ancora viva, ma fortunatamente morì dissanguata prima di poter assistere a ciò che le fecero alla testa. Ciò che mi spaventò di più era la live chat in cui gli utenti sembravano partecipare come in un'asta, offrendo migliaia di bitcoin per determinate parti del corpo. In breve realizzai che era un covo di cannibali e chiusi subito la live. Sul mio account mi arrivò un messaggio: avresti dovuto continuare a scappare. Chiusi il PC, ma appena mi voltai, venni colpito con un oggetto contundente, perdendo i sensi. Mi risvegliai in una gabbia di ferro a forma cubica. Vidi per prima cosa che di fianco a me vi erano altre gabbie come la mia, ed in ciascuna c'era un povero malcapitato come me. D'accordo, forse io me l'ero meritato. Di fronte a me c'erano due uomini, uno veramente grosso e con in mano una sorta di macete, e l'altro più magro, ma con in mano un fucile. Il più magro si abbassò sulla mia gabbia e mi disse: «Aprire un link senza alcuna precauzione? È da bestie quale sei? Poiché inserire un tracker è estremamente facile oggigiorno, ma non preoccuparti». Si allontanò, si avvicinò al PC e fece partire una live ed iniziò a urlare: «Signori, benvenuti alla grande caccia! Le regole sono semplici. Come ogni mese, cacciamo direttamente la carne che vi offriremo. E vi offriremo uno spettacolo incredibile come sempre. Riusciranno le nostre bestie a scappare?». L'uomo con il macete iniziò ad aprire le gabbie e ci fece cenno di uscire. «Iniziate a correre. Appena sparerò un colpo, vorrà dire che la caccia è iniziata. E allora
Verremo a prendervi. Iniziai a correre veloce come il vento. Appena uscito dal fienile, vidi che di fronte a noi c'era un enorme campo di grano turco. Ma senza pensarci, insieme ad un'altra vittima, corremmo nella stessa direzione. «Ti prego, se devo morire, fa che sia un colpo alla testa!» risposi consigliandogli di togliersi le scarpe per evitare di fare troppo rumore. Dopodiché corremmo per altri 400 metri. In lontananza sentì il colpo di fucile. La caccia era iniziata ed eravamo noi le prede. Continuammo nella stessa direzione per altri 20 minuti circa e arrivammo ad una recinzione. Il mio compagno mi suggerì: «Aiutami a salire!» Feci da base d'appoggio, ma appena sfiorò la recinzione cadde a terra respirando a fatica. Capii in pochi istanti che la recinzione era elettrificata e mi allontanai velocemente. Ma mentre mi allontanavo, sentii dei passi di persone che si stavano avvicinando. Mi nascosi buttandomi per terra tra le spighe e vidi che l'uomo grosso con il macete aveva notato quel povero malcapitato e senza esitare gli tagliò le gambe. Dopodiché, dal pantalone prese una sorta di radio e disse: «Porta qui il furgone, ne abbiamo un altro!» Dopo di ciò fece diverse foto dell'uomo senza gambe e sorridendo si mise a guardare in direzione del fienile. Iniziai ad allontanarmi lentamente e decisi di aspettare che iniziassero ad allontanarsi, poiché sicuramente non avrebbero ricontrollato lo stesso punto due volte. Dopo circa 3 minuti arrivò come un camioncino e caricò quello che ormai era già un cadavere. E caricandolo qualcuno urlò: «È dissanguato! Ci hai fatto perdere un sacco di guadagni dal poterlo sventrare dal vivo!» Ci misero circa altri 3 minuti per allontanarsi del tutto e iniziai a scavare con le unghie sotto la recinzione. Nel frattempo che scavavo, in lontananza sentivo urla di persone seguite da diversi spari. Impiegai circa 2 ore per scavare un passaggio che potesse bastare a farmi passare. Una volta fuori, iniziai a correre più velocemente di prima. Mi fermai solamente davanti a una strada, cercando di intravedere un'auto da cui poter ricevere un passaggio, ma non vidi nulla. Impiegai un paio di ore per raggiungere un centro abitato e bussai chiedendo aiuto, ma nessuno mi aprì e dovetti dormire nel retro di una casa abbandonata. La mattina seguente, bussando nuovamente, una signora fortunatamente si offrì per accompagnarmi in una città vicina dove avrei potuto sporgere denuncia. Inutile dire che la polizia non trovò alcuna traccia, fino a quando la scientifica non iniziò ad analizzare il terreno trovando diverse tracce di sangue. Il sito web animalfarm.com era già stato chiuso. Anche se, come spesso accade nel lato oscuro della rete, i siti appaiono e scompaiono nel giro di pochi giorni. Questo è quanto ho vissuto, quindi ascoltate il consiglio di un povero ingenuo. Non siate mai curiosi sul lato oscuro della rete.